Ok, sì, lo so. Non è ancora partito il video e già escono cazzate, contatori, eccetera, eccetera. Guardate bene questo contatore perché durante tutto il video apparirà sempre in qualsiasi momento, anche interrompendo la musica, perché andremo a contare tutte le facce che fa Chiara per fare la figa alle mie spalle, tipo quella che avete appena visto. Tra il vento e tutto non si sente molto bene, quindi vi traduco. Ho detto Aushalia, che vuol dire non c'è cosa più bella in questo momento di fare quello che sto facendo adesso in maltese. Una parola per dire tutto questo. Adesso vediamo Giorgio che mette il casco. Hello. Attrezzatura pronta. Noi pronti. Ok, adesso dopo questa smielata vi posso raccontare cosa succederà in questo video. Ci troviamo nell'arcipelago maltese e stiamo prendendo questi quattrini 150 a quattro tempi per dirigerci verso Gozo. Quindi questo sarà un video documentario sulla giornata che abbiamo passato a Gozo insieme ai nostri due amici maltesi, George e Lara. Sarà una gita divertente e in questo video vi racconterò le cose più carine che sono successe. Adesso ci dirigiamo verso l'ultimo porto di Malta, direzione Gozo, per prendere il Gozo Channel, che è questa barca qui. Ci entreremo dentro e andremo su quest'isola, che in maltese viene chiamata Audash. Dovete sapere che questo Gozo Channel è grandissimo, ha una scritta che sembra ci sia scritto qualcos'altro, invece c'è scritto Arcadia, e costa solo 4 euro andata e ritorno. All'andata non si paga niente, si paga solo al ritorno, che sono quei 4 euro, e va avanti e indietro ogni mezz'ora tutto il giorno e dopo le mezzanotte una volta all'ora fino alle 6. Incredibile, una cosa del genere qui in Italia costerebbe 50 euro a corsa. Siamo scesi dal Gozo Channel e abbiamo trovato questo piazzale dove ci avete visto appena fare questi tondi che ho velocizzato. Sono proprio stupidi. La cosa interessante invece, quando vedete il quaddino che arriva, vedete all'interno del portabagagli del quaddino questa che è una zucca. Quella zucca l'abbiamo trovata lì su quel piazzale e ce la siamo portata dietro tutto il giorno, non è mai caduta dal quaddino e non solo, ma la sera ce la siamo pure mangiata. Bomba!
recording. Come sapete, le versioni della GoPro, quelle più nuove, hanno il voice control. Ma l'avete sentita Lara che litiga per spegnerla? GoPro, turn off. GoPro, stop recording. Vai amore, tu fatti che ti riprendo. GoPro, turn off. Andiamo insieme? No, le testa no. Perché? Perché io ho 15 minuti da stare. Chiara, posso... can you hold it for me? Piccola parentesi. Chiara, in quel momento, di inglese non è che capisse più di tanto. E gli dice yes, yes. Ma non aveva capito una parola. Yes, posso... yes. Così gliela tengo. Io vado lì. Sei? Certo. E vi giuro... che da qui non sembra così alto quel salto, ma mi stavo cacando sotto, ma non potevo farlo vedere, perché se facevo vedere che mi stavo cagando sotto io, che mi sono lanciato dal blue wall, allora ho dovuto prendere il coraggio e... inquadrando adesso, qui sotto la superficie dell'acqua, sono dei coralli rossi che si trovano a Malta e anche a Gozo, ovviamente, perché in quel momento eravamo a Gozo, in una delle lande un pochettino più carine di Gozo, e si trovano soltanto sotto le grotte. Quindi vi consiglio, se andate a Gozo, Audash o a Comino, Comuna, di andare anche a fare il giro nelle grotte con il motoscafo, eccetera eccetera. Io ero lì da 4 mesi, conoscevo tutto, quindi ho portato gli altri dove volevano. Anzi, in realtà è George, che lui è maltese, che conosce tutti i posti più belli, e mi ha portato lui, però quelle cose lì già le conoscevo. Ma che rompicazzo pauroso che sono. E poi così dall'alto manco venivano bene le riprese. Cioè Chiara riprende un attimo. Ciao Chiara, ti mostro il culo. George, guardate che sono un passo, mica manetta con sti cazzo di cuosi. Di cuosi, quindi cuotcoso. Di cuosi, fanculo. Fare cross con un quaddino può sembrare una cagata. In realtà il manubrio è talmente imprevedibile che se piglia una pietra così, pum, ti porta via dall'altra parte. Beh, non so se vedete questa pietra. Beh, io non l'ho vista. E stavamo per... c'è capito, no? Capottarci di brutto. Ma vabbè, siamo usciti incolumi per fortuna. Che rischio! Adesso ci state vedendo passare questo stradone grosso, che è dopo la finestra azzurra che abbiamo appena passato, che non è la finestra azzurra originale, perché l'originale è caduta e l'originale era lì dal blue wall, dove vi ho fatto vedere prima la foto e da dove mi sono lanciato. Questo stradone, a parte che per farlo abbiamo passato dei posti incredibili e ovviamente non li abbiamo ripresi, ma come potete...
potete vedere ci sono dei passaggi strafighi, ma strafighi da madonna, bellissimi. Ma neanche un enduro riesce a fare figata, quelle cose che abbiamo fatto in questo puntino. In due poi, incredibile, grande Tony Rant. Andate da lui, lo trovate a Sliva sul porto, vicino alle barche del Captain Morgan. Allora, avete un compito in questo momento. Essendo che abbiamo fatto 16 contatori per le super facce di Chiara, in tutto il video chiunque riuscirà a trovare la 17esima che c'è verrà citato nel prossimo video e verrà invitato al prossimo evento a partecipare con gli Asino Corse in diretta sul sedile del passeggero di Patrizia. Quindi sotto con gli occhi e trovatemi la 17esima faccia di Chiara. E poi la giornata è continuata, ma la batteria no. Dopo quel passo siamo andati al Blue Hole, abbiamo visto il tramonto più bello della mia vita e fortunatamente l'ho visto insieme a Chiara e due grandi amici che mi hanno accompagnato tutti i 6 mesi che sono stato giù a Malta. E vi dico una cosa, dopo questa esperienza giuro che mi porterò almeno 3 cam sempre dietro, 4 schedine da 32 e soprattutto mi porterò una power bank. Se questo video vi è piaciuto, mettete la campanellina e iscrivetevi al canale, lasciate anche un like in modo tale da potermi aiutare a fare i nuovi video sempre più belli, sempre in modo più costante possibile. Vi ringrazio per aver visto anche soltanto 10 secondi di questo pezzo, però se avete visto 10 secondi di questo pezzo non avete visto il finale, quindi è come se non vi avessi ringraziato. Quindi seguite Asino Corse anche su Facebook, c'è la pagina, e venite a trovarmi sulla mia pagina di Instagram, sammy-v. Grazie ragazzi per la visione, ci vediamo al prossimo video.